Un momento importante, state aprendo la busta con le chiavi. Sì, siamo tanti contentissimi per questo modo, per questa giornata, anche con questo che avete fatto tra noi e tra tutti quelli che hanno bisogno. La casa è una cosa importante per tutta la famiglia, quelli che ha i bambini, quello che ha anche qualcosa di responsabilità per andare avanti e per stare più tranquillo, per vivere, diciamo, andare avanti senza nessun problema nella sua vita e per la sua famiglia. Questa è solo una delle famiglie che hanno ricevuto le chiavi dei nuovi alloggi costruiti dall'ERAP in via Pisacane a Fano. La cerimonia si è svolta nella Sala della Concordia alla presenza del sindaco Massimo Seri, del presidente del Consiglio Comunale Renato Claudio Minardi, del direttore dell'ERAP Marche Sauro Vitaletti e del direttore dei lavori Paolo Bertozzi. Un lotto del comune nel quale abbiamo costruito due nuove palazzine attigue di 6 alloggi per ogni palazzina, quindi 12 alloggi. Oggi ne sono stati consegnati 9 però, giusto? Oggi ne sono stati consegnati 9 su 12 e per problemi burocratici credo che alcune delle persone a cui sono stati assegnati questi alloggi non avevano tutti i documenti a posto, però nei prossimi giorni penso che il comune si adopererà per poi consegnare anche le altre 3 famiglie che hanno sicuramente bisogno di questi alloggi. Dei nuovi alloggi 5 ne sono stati consegnati a famiglie italiane e 4 a quelle extracomunitarie. Sono contento, diciamo, per aver ottenuto questa casa. Questa opportunità dove abitavo, abbiamo ricevuto la lettera di dismissione dell'appartamento, per cui se non mi fosse stato assegnato questo alloggio mi sarei trovato sicuramente in difficoltà, visto che percepisco una pensione che non mi può permettere di andare a pagare 500-600 euro d'affitto al mese. Diciamo che sì, sono soddisfatto veramente. Io sento molto bene perché così perché ho un po' di difficoltà, così posso pagare di meno e sono molto 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 contenta, ringrazio tanto l'ERAP, il sindaco di Fano, tutte che hanno, anche la signora del Bianco mi ha aiutato tanto e sono contentissima. Anche figli lei? Sì, c'ho una figlia di 6 anni. Dopo il taglio del nastro e la benedizione di Don Giuseppe Marini della parrocchia Gran Madre di Dio, le famiglie hanno fatto il loro primo ingresso. Il comune di Fano sta già lavorando a nuovi progetti, sono stati infatti individuati alcuni immobili e anche demaniali che potrebbero essere trasformati in abitazioni da poter consegnare poi a chi è in difficoltà. Beh, un sindaco è felice quando partecipa ad una cerimonia di consegna di chiavi, nuove abitazioni per i cittadini, è una risposta anche alle difficoltà della crisi abitativa che c'è forte anche nella nostra città. Mamma e figli insieme a ritirare le chiavi. Certo, è molto importante questo giorno. Come si sente? Bene, infatti no, adesso sono sicuro che vado a abitare in questa casa qui. Sicuramente potrà vivere in un modo più tranquillo, in un modo certo, più sereno. Certo, quello poco ma sicuro, sì, certo. Di dove siete voi? Fano, grazie. E oggi siete venuti insieme a prendere queste chiavi dell'appartamento? C'erano grandi aspettative, grande ansia, però siamo felici che adesso ce l'hanno data. Che cosa cambierà da oggi? Tante cose, perché un po' di respiro in più, perché non si arrivava alla fine del mese, invece adesso meno male, potremo respirare un pochino e sopravvivere meglio, diciamo così. E tornare a casa anche con un sorriso. Speriamo di sì. Grazie.